Amiche ed amici di TV Campane, eccoci alla ennesima puntata di Il calcio è uguale per tutti. Questa sera c'è un numero esaltante, direi, per chi deve discutere di fatti e di situazioni che si sono verificate nella domenica calcistica, non soltanto italiana. E direi che la cosa più importante per noi sostenitori e appassionati del Napoli è che finalmente la squadra, dopo il 2 no goal a Firenze e contro il Torino al San Paolo, si è sbloccata in campionato vincendo in maniera larga a Parma contro una squadra che era abbastanza nervosa in verità e che ha trovato delle grosse difficoltà in quello che è il suo gioco principale, cioè il gioco di rimessa con Jorginho, con Gervinho e con Inglese. Ma ci sono altre cose su cui discutere e che faremo nel corso anche degli altri step della trasmissione. C'è il caos VAR a Firenze, ma va rifatto tutto a questo punto, con un abisso che è diventato un baratro veramente incredibile di polemiche. C'è la situazione un po' kafkiana, per non dire paradossale, di Sarri durante la finale di Coppa contro il Manchester City, che invoca la sostituzione del portiere, il portiere non vuole uscire e Sarri è arrabbiato, gli scappa anche qualche parolina in italiano di troppo e non troppo carina, e quindi il City che vince, anche se ai rigori, anche la Coppa inglese, che poteva dare a Sarri il primo titolo della sua carriera a livello internazionale. Per questa prima parte di trasmissione ho con me alla mia destra Luigi Castiello, oramai buonasera, ospite fisso, osservatore attento e direi che anche da ex calciatore riesce quasi sempre a centrare le situazioni che propone il campo e anche il fuoricampo. E poi alla mia sinistra è ritornato a trovarci il tifoso del Napoli, Walter Lariccia. Buonasera direttore. Buonasera, e con lui parleremo un pochino di quelli che sono gli aspetti, oltre che della partita e di questo Napoli che dovrà giocare prima con la Juve e poi contro lo Salisburgo, parleremo anche di situazioni da tifo e soprattutto che riguardano i tifosi. Però direi subito di partire con questa vittoria del Napoli larga, Luigi. Finalmente. 4-0, finalmente, è superata la crisi di astinenza, tu che dici? Ma mi auguro di sì. Abbiamo ritrovato la strada del gol, Milik ne ha fatti due, spero si sia sbloccato definitivamente. La partita è stata una bella partita, anche se con questo Parma non credo che faccia molto testo. La prossima settimana inizieranno i veri esami per il Napoli e speriamo bene. L'importante è che abbiamo fatto questi gol e forse ne potevamo fare anche qualcuno in più, come è solito che il Napoli comunque le azioni le crea, sì. Però purtroppo per una maniera o per l'altra a volte non riusciamo a segnare. Adesso c'è rimasto Mertens, ha segnato anche un ass, ha fatto il gol fuori casa, ha segnato Verdi domenica, ci aspettiamo che Mertens faccia il suo. Benissimo, Walter, allora, soddisfatto della prestazione del Napoli? Io voglio fare il cattivo, vediamo tu da tifoso che cosa mi dici. Molte persone hanno detto che il Parma di ieri sembrava il Sassuolo quando gioca contro la Juventus, che viene chiamato lo Scanzuolo. Sei d'accordo, sposi questa tesi oppure no? Perché poi tutto sommato il Parma, anzi alla fine erano anche abbastanza arrabbiati, c'è stato qualche fallo di Gagliolo, no, anche per Santuccio.
Non sono d'accordo con quello che dicono, perché il Parma ha giocato, ha avuto anche qualche sua occasione, però abbiamo avuto un centrocampo finalmente ottimo tra Haaland e Fabio Ruiz, che hanno preso in mano il gioco e hanno saputo distribuire palle. Finalmente abbiamo segnato, non siamo andati solo sotto porta senza non centrarla, ma questa volta le abbiamo beccate, diciamo, su 6 occasioni, 8 occasioni, 4 le abbiamo messe in rete, cosa che non succedeva da tempo oramai. Ecco, tu ti continuo a farti la domanda, credi che queste due partite a reti bianche siano frutto più di situazioni contingenti, o c'è questa crisi da gol del Napoli quando gioca contro squadre un po' più piazzate, sistemate, soprattutto in difesa? No, non penso. Penso più che altro ci sia stata molta sfortuna, soprattutto molta sfortuna. E poi sì, qualche volta, qualche palla, proprio perché hanno giochicchiato un po' sempre sui fascia fascia, cioè non è che hanno mandato avanti la palla e quindi non sono andati direttamente in porta, e quindi questo può avere in qualche modo bloccato i giocatori. Ma no, ormai è passata. Facciamo così, facciamo passarla e poi vinciamo con la Juve. Bene, questo è un argomento che ci teniamo caldi. Allora, Walter ha giustamente fatto una digressione sul fatto che Fabio Ruiz e Haaland hanno tenuto bene il centrocampo. In effetti, con loro due, i rischi il Napoli ne ha corsi veramente pochissimo, con il filtro fatto da questi due giocatori. Però mi sembrava e mi sembra doveroso, e vorrei che tu alimentassi questa mia idea, che ieri chi ha fatto una grandissima partita è stato Zielinski, e dopo parliamo anche della difesa, perché poi c'è anche da segnalare questa forza, però ne parliamo in chiave Juve. Zielinski e soprattutto un Calleone che ieri ha interpretato una partita in maniera magistrale. Sono stati loro che hanno creato proprio le occasioni per il gioco offensivo del Napoli, sei d'accordo? Sì, sono d'accordissimo, ne parlavamo anche la volta scorsa. L'unico che stava, io te lo dissi, era il motore del Napoli, era Calleon, che anche se sotto porta fallisce dei gol, io lo reputo un grandissimo giocatore. È un giocatore che dà tutto per il Napoli, mi sembra un uomo bionico, se ci fai caso gioca sempre. Con i dovuti scongiuri e Koulibaly sono tra difficilmente quelli si infortuna, cioè. Poi se sotto rete è un pochettino offuscato è comprensibilissimo, i gol li devono fare gli altri. E Zielinski, ti dirò di più, senza l'assillo forse di Insigne ho visto un altro giocatore. E se io ti dicessi senza l'idea di dover contendersi il posto con Hamsik? Anche questo, però se tu hai visto la gara, lui si è mosso con una disinvoltura da veterano, cosa che io ti ho sempre detto, che lui è timido ma è un grandissimo, ce l'ha nelle corde, sì, a diventare un grandissimo giocatore, un predestinato, e su quell'ala ha fatto quello che voleva. Se ti ricordi quando ha fatto quei due rientri con il tacco destro, sì, e sinistro, questa è la dimostrazione di un ragazzo che adesso è sicuro di sé. Sì. E senza Insigne mi sembra paradossale, ma io su quella fascia ho visto una manovra più fluida del Napoli. Vabbè, questo è un argomento che trattiamo dopo. Invece a Walter voglio chiedere, ma Milik, abbiamo sempre invocato l'attaccante, Boni ha fatti 14, ha segnato un gol anche in Coppa Italia, ma insomma sto Milik, Walter, per voi tifosi è un goleador di razza o no? Io poi dopo ti faccio un appunto, perché lui ha segnato 2 gol contro la Lazio, 4 addirittura ne ha fatti al Parma, poi ne ha segnati 2 al Frosinone, 2 al Bologna, medio piccole, 1 con l'Empoli, 1 con l'Atalanta, 1 con la Samp e 1 col Cagliari, per un totale di 14. Ma quando ci farà vedere qualche gol contro Inter, Milan, Juve, Roma? Allora, non so se sia un grande attaccante come si dice, perché a me, io lo vedo sulle palle da fermo,
le punizioni e quelle le sa tirare anche se benissimo. Gli ha dato Ancelotti l'input d'accordo, per tirare è riuscito punizione. A farla passare da sotto, ha aspettato che si alzasse la barriera, certo. E quindi nelle corde queste ce l'ha, però io non lo vedo quel grande attaccante, lo vedo più un giocatore forte di stazza ma non capace di segnare, un po' lento lo vedo in certi momenti, un po' macchinoso, non lo vedo quel grande giocatore tipo, che ne so, ti faccio esempio alla Cavani o alla Maradona, che riescono a giostrarsi la palla anche a velocità. Lo vedo un po' un giocatore statico. Speriamo che mi sto sbagliando, sì, però... No, in effetti è una diagnosi, secondo me, corretta. Che ne dici, Luigi? È un giocatore che ti assicura un certo numero di gol, però sa anche partecipare alla manovra, però quando si tratta di giocare contro difese chiuse in cui... La rapidità e l'intuito, sì, devono farti anticipare l'avversario e anche il movimento del compagno per arrivare puntuale, lui non c'è. Sui difensori distratti lui la fa da padrona, ma sui difensori accorti fatica un pochettino. Io lo reputo invece un grande attaccante, perché è un calciatore che tira di destro, di sinistro, fuori aria, è abbastanza completo. Io gliele attribuisco ancora alla convalescenza che sta facendo per questi due infortuni che ha avuto uno dietro l'altro. Lo vedremo l'anno prossimo. Io già in questa sede diverso tempo fa ho detto che era un grandissimo attaccante. Vorrei ben sperare. Senti, ma tu hai accennato... Anche perché in giro non c'è nessuno. In giro, moltissimi. Pochi. Se non vai a trovare i grandi attaccanti, effettivamente... Ma tu prima hai accennato a un qualcosa che sta girando anche sui social in maniera abbastanza, diciamo, forse anche pruriginosa, un po' da gossip. Ma questo Napoli gioca, secondo te, meglio senza Insigne? Questa è la domanda delle 100 pistole. Sì, è una bella domanda, ma lo dovremmo vedere tra 2-3 giornate senza Insigne, ripetutamente. Così è, te l'ho detto prima, la manovra era più fluida. Insigne non mi sta piacendo in questo periodo, non azzecca mai la porta, fa sempre tiri che a volte senza senso, non so, delle traiettorie che le pensa solo lui. Mi è piaciuto quel tiro che ha fatto ed è stato sfortunato domenica contro il Torino. Però se ci fai caso, vedi quante conclusioni sbilenche ha fatto. Ma perché secondo te diverse persone, non voglio dire che siano addetti ai lavori o che, perché hanno visto hanno messo in mezzo, diciamo, questa teoria, ecco, secondo cui il Napoli potrebbe giocare meglio senza Insigne? Io... Mi dissocio, insomma, da un certo punto di vista. Forse sono i fautori di quelli che lo vogliono via da Napoli e stanno cercando di... Cioè non possiamo non riconoscere che Insigne è un valore aggiunto in questa squadra. Ora, sono d'accordo con te che stia attraversando un periodo un po' particolare. Sono anche d'accordo sul fatto che probabilmente lui debba essere un po' meno egoista. Bravo, e debba bravo. Essere più giocatore per i compagni, perché... In effetti quello lo sa fare non bene ma benissimo rispetto alle sue capacità balistiche di finalizzatore. Però mi sembra, non voglio dire un'eresia, ma certamente una grossa boutade affermare che il Napoli giochi meglio senza Insigne, perché giocare contro un avversario di seconda fascia come il Parma, credo, e mi rivolgo a te Walter, sia molto più facile. E chiaramente un giocatore come Insigne, che magari punta l'uomo, che cerca il dribbling, che tende a tirare, in quelle partite, in partite del genere, può anche non servire, perché ci possono pensare benissimo gli altri compagni. Ecco, tu come hai visto questo Napoli orfano di Insigne per la partita di Parma? Allora, questo Napoli orfano di Insigne l'ho visto benissimo, però a me Insigne piace, invece. Benissimo. Allora, innanzitutto Insigne secondo me in questo momento ha qualche problema più che altro psicologico, cioè qualche cosa che non sta andando all'esterno del calcio, lo vedo un po'
personaggio che vuole vivere in TV in questo momento. Quindi... Sai che c'è, che c'ha un procuratore che secondo me comincia un pochino a farsi sentire, per cui gli crea qualche problemino. Sono d'accordo su questo. Però Insigne è napoletano, quindi c'ha l'amore dentro e prima o poi facciate che si sblocca e diventerà il numero uno in assoluto. Perché io penso sempre che i napoletani hanno l'amore, cosa che non hanno gli altri. Io credo che in Italia, nonostante questi giovani che si stiano e che si stanno affermando, come Zaniolo, come Chiesa, il miglior talento. Credo che Insigne rimanga tuttora il giocatore più talentuoso e secondo me più ricco di giocate che si ritrovi il calcio italiano in questo momento. Sei d'accordo, sì, Luigi? Sì, è il migliore talento italiano che abbiamo. No, Zaniolo si deve maturare. Zaniolo è giovane, è giovanissimo, ha iniziato bene, sicuramente sarà un predestinato, ma Insigne lo vede. Per questo io mi arrabbio, perché Insigne nelle corde ce l'ha, ha tutti i numeri. Però lo vedo un pochettino, tu prima hai fatto una buona affermazione, un pochettino egoista, pure sotto rete. E anche la volta scorsa l'ha dimostrato con Mertens, che aveva detto certo. Io non ti ho visto, ma secondo me l'aveva visto benissimo. Come la stessa cosa l'ha fatta ieri Milik con Mertens. Però mi è piaciuto perché Milik ha ascoltato un po' quello che gli ha detto bravissimo. Ancelotti. Siate un po' più egoisti, non cercate di arrivare in porta col pallone passando. E se sei sicuro di te, tira a porta come ha fatto e ha segnato, perché lui nelle corde ce l'ha questo tiro da fuori aria, Milik, è anche preciso. Non lo so, è tutto a divenire. Quello che ho riscontrato ieri è che Zielinski ha giocato più manovra fluida, spensierato, sì. E ha dimostrato anche perché il Parma giocava dietro la linea della palla, però non ha mai fatto le barricate negli ultimi 16 sì. metri come il Torino, sì. In particolare il Torino. Non le ha fatte perché la squadra del Parma era tutta dedita alle fasce, certo. Con Biabiani, certo. E là mi è piaciuto molto Malqui, che ha fatto bene il suo verità, compito, e anche Isai ha giocato bene. Va bene, l'hai detto, quindi hanno giocato tutti benissimo ieri. Il primo gol è merito suo, perché allora, l'esterno ha fatto un bello assist. Mi piace fare così con le mani perché sentiamo un pochino il tifoso sulla partita di domenica. Partita di domenica contro la Juventus. Allora, Walter, ti chiedo ma una previsione. Ci sarà, non dico il tutto esaurito, ma il pienone al San Paolo? O credi che rimane questa atmosfera in cui i tifosi si sentono un po' sospesi in un limbo? Perché il Napoli non ha niente da dire per il primo posto, è a più 9 sulla terza in classifica, c'è la partita giovedì fondamentale per la stagione contro il Salisburgo, che è una squadra che mette le ali quando gioca, perché il suo sponsor è la Red Bull, una nota marca di bevanda che mette le ali. E allora, Walter, da tifoso ci sarà che cosa? Tu poi che vivi in particolare questa situazione perché c'hai il polso della volontà dei tifosi. Ti posso dire una cosa, stamattina abbiamo aperto la vendita dei biglietti, che noi vendiamo biglietti. Sì, lo sappiamo, nell'attività commerciale, esatto. Dove lavori. E abbiamo avuto una grossa affluenza di ragazzi che vogliono andare allo stadio. Neanche loro sanno se entreranno a vedere la partita nelle curve, perché molto probabilmente ci sarà una cordata che non faranno entrare le curve. Infatti stiamo vendendo tantissimi distinti, però tantissimi giovani... Ecco, c'è questa situazione, pare che le curve vogliono chiudere. E poi dopo non vogliono... Non vogliono fare entrare. Però ci sarà un po' di problemi, perché abbiamo già venduto... Non posso entrare in curva dove prendi il biglietto. Esatto, in Avara stanno comprando tutti i distinti, di verità. Quasi tutti si stanno buttando sui distinti, specialmente le famiglie, per non avere problemi. Ma io credo che praticamente domenica il Napoli farà una bellissima partita. Sicuramente... E i tifosi quanti ne saranno?
Ma azzarda, prevedi. Allora, i distinti saranno pieni, completamente. Arriviamo a 35.000 persone? No, forse qualche giorno in più. Addirittura? Sì. Insomma. Anche perché solo stamattina abbiamo avuto una bellissima affluenza, davvero, di ragazzi che hanno voglia di vedere il calcio, vero calcio. Ma allora... Anche perché vogliono recuperare un altro, che è bello. Ma ti faccio una domanda cattiva, te la pongo in maniera cattiva. Ma che senso ha questo Napoli-Juve? Tu che mi dici? Ha il solo senso di battere la Juve nel campionato. Ah, benissimo, questa è già la soddisfazione una cosa... è questa qui. Certo, anche poi, perché finora la Juve non ha mai non perso. Ha mai perso, ha perso a Bergamo con l'Atalanta. Ha perso tre partite in Europa e ha perso a Bergamo, a Bergamo in e tre pareggi in campionato. Il campionato ancora imbattuto. Ancora imbattuto. Dobbiamo vedere chi sarà l'arbitro innanzitutto. E poi dirà... Quindi c'ha un senso questa partita. Il senso il solito senso della questo. Sfida. Avesse avuto un senso se il Napoli avesse vinto a Firenze e avesse vinto con il Milan questi quattro punti. Infatti io credo che abbiamo perso. Io credo che Ancelotti... E il gruccio di Ancelotti è stato questo. Il gruccio di Ancelotti è proprio quello. I due punti persi perché a Milano con Milan. Perché te la potevi giocare diversamente. I due punti persi con la Fiorentina a Firenze e i due punti persi, ahimè, al San Paolo contro il Torino. Sarebbero sei punti in più e saremmo a sette punti dalla Juve. Senza mettere i punti dovendo, con il Chievo. Dovendo dire... una partita importante, se a 4-5 meno punti. 3 potresti arrivare a 4, sì, bravo. E la Juve sappiamo che nelle ultime 10 partite dovesse poi superare anche il turno di Champions, avrebbe degli impegni difficili ravvicinati in campionato e ai quali si aggiungerebbero quelli di Champions. No, ma in più, quindi l'idea di Ancelotti quando sorrideva non era, poi quello. Tanto sbagliato. Anche perché gli incontri con le prime 4, le prime 3, 4, 5, c'era tutti fuori, deve andare a Milano, deve andare a Roma, quindi almeno qualche punticino, anche se non doveva vincere, vabbè, non vince, pareggiava, e però poi, erano 3-4 punti in meno. E poi questa Juve, Walter, diciamocelo francamente, ma ieri quando è che ha giocato bene? Io non l'ho vista sempre bene, ha avuto sempre la fortuna del grande giocatore che ti mette la palla in porta, questo è il discorso. Posso intervenire? Sì. La Juve non ha il gioco. E l'ha dimostrato con le squadre quando gioca in Europa, con l'Atletico Madrid. È stata sfrattata dall'Atletico Madrid. E la dimostrazione che Allegri e molti tifosi della Juve la sostengono almeno questa tesi, che Allegri non sia un grande allenatore. Questa è, purtroppo ti dico che è una tesi che non sono pochi i tifosi o i simpatizzanti della Juve, degli scoloriti che sostengono, ma non da dopo la partita di Madrid, ma da molto prima. Cioè che Allegri, che Allegri con i giocatori che ha, se ci fosse stato Conte, avrebbe vinto anche la Champions. E invece Allegri per due volte l'ha sfiorata, ma non ce l'ha fatta. Ma andiamo sempre pensando al Napoli. Che partita dovrà fare secondo te il Napoli contro la Juve? Ma secondo me deve fare una partita spensierata. Solo così si può affrontare. E però con grande attenzione. Concentrati, perché la soddisfazione di farli vincere io non gliela vorrei dare. Anche perché paradossalmente, non ti interrompo, ma ti voglio ricordare anche ai nostri amici da casa che proprio contro il Napoli probabilmente la Juve ha giocato la migliore partita del campionato. Sì, sì, ha giocato la migliore partita. Però ha recuperato tre gol. Ha giocato la migliore partita del campionato perché l'ha giocata, ma quello che a me ha impressionato è stato Cristiano Ronaldo, perché l'ha vinta lui la partita. Sì, lì sì. Con sì, quella posizione di Sai su Ronaldo che poi fortunatamente l'ha capita Ancelotti. E con la partita di Champions ha messo Maximovic su quella fascia. Ti ripeto, è una partita che il Napoli la deve giocare spensierata, come se fosse una partita normale, però con attenzione. Tanto è una partita che non leva e non mette, per quello che abbiamo detto prima, che i punti ormai sono 13 tanti. Punti. Quante partite deve perdere questa Juve? Io però al tifoso la domanda gliela faccio lo stesso. Veramente, secondo te e secondo i tifosi,
non c'è proprio più nessuna speranzella sotto sotto che la Juve possa perdere 3-4 partite. Non è vero. Non sono d'accordo. Vedi, su questo non sono assolutamente d'accordo. E noi via. Speriamo sempre. Chi vi ha detto che non ci, noi si sei spera ancellottiano, se... ma da tifoso. Ma da tifoso, no, ma non è detto che... Non è ancora finito, il campionato è ancora lungo. Questi possono prendere una mazzata con l'Atletico sì. Madrid in casa. No, possono demoralizzarsi. L'unico problema che c'hanno Ronaldo. Per il resto, infatti, molta gente viene allo stadio per vedere Ronaldo. Anche mi pare qua che ieri Ronaldo sia stato uno dei peggiori, Infatti. Ma comunque hanno vinto 1-0, hanno avuto un bel colpo di fortuna, cosa che a noi non capita raramente, però... Allora, velocissimamente... Sulla partita col Salisburgo, che cosa sei stato contento del sorteggio o no? Ma tutto sommato sono stato contento perché potevamo prendere anche l'Inter. Potevamo prendere qualsiasi, perché è libero il sorteggio. Tu come la vedi questa partita, questa doppia partita contro gli austriaci? Allora, gli austriaci non è che sono quelle grandi squadre, quindi sicuramente potremmo farcela senza alcun problema. Bene. Sarà un po' difficile là, perché là è il loro fortino. Segnano molto, bene, segnano molto, sono forti in casa loro. Bene, però noi giochiamo qua. Bene, con queste parole di Walter Lariccia si conclude la prima parte del Calcio Uguale per Tutti. Pubblicità. Vorrebbero prodotti high-tech affidabili, dal design inconfondibile e con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Ora è possibile con Vultec. Scopri dove acquistare i nostri prodotti su www.vultec.it. Power your life. Tradizione e gusto, nuovo punto vendita via Roma numero 2, Maddaloni, Caserta. Residenza Villa Santa Maria di Quarto, molto più di una semplice casa di riposo. Il nostro impegno è far sentire a proprio agio tutti gli ospiti, rispettando le loro necessità. Camere doppie, ma soprattutto tutti i servizi, l'assistenza e il comfort necessari alla vita dell'anziano. La permanenza non ha vincolo di tempo e può variare dal weekend fino al soggiorno di diversi anni. Villa Santa Maria si distingue per gli ampi spazi interni ed esterni, il verde dei suoi giardini,
l'assistenza con operatori sociosanitari 24 ore su 24, la pulizia degli ambienti e i tanti servizi come lavaggio biancheria, parrucchiere, alimentazione corretta e bilanciata e attività di gruppo. Residenza Villa Santa Maria, via Paolo Emilio Imbriani 1, quarto, Napoli. Telefono 081 19 24 78 95, con servizio di controllo video a distanza in tempo reale per osservare i tuoi cari via internet. Alle pendici del Vesuvio sorge un posto incantevole in cui celebrare il matrimonio che avete sempre sognato. Villa Iovis, un'antichissima villa romana ristrutturata e trasformata per rendere unico e indimenticabile il giorno delle vostre nozze. Avvolta da un'atmosfera di serenità, altro non è che un'oasi d'amore e tranquillità. Villa Iovis, fra i migliori, è probabilmente il migliore. Punto Zero, moda elegante, solo donna. Cerchi uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia e da sposa? Allora cerchi Punto Zero, specialista in abiti eleganti ed esclusivista di firme prestigiose e grandi marche a prezzi imbattibili per la donna elegante. E se il tuo problema è la taglia, Punto Zero te lo risolve, offrendoti un vasto assortimento di misure grandi. Punto Zero offre strepitosi abiti da sposa a prezzi eccezionali a partire da 250 euro. Punto Zero, ampia esposizione di vetrine con oltre 500 modelli all'interno e 80 in esposizione. Le vetrine si possono visionare anche in orario di chiusura del negozio. Punto Zero offre prezzi vantaggiosi da 70 a 250 euro e risponde a tutte le esigenze, dai gusti più raffinati a quelli più estrosi. Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure. Punto Zero, unica sede nel cuore del centro storico di Secondigliano, in via Dante 49, angolo Corso Italia 135. Punto Zero, punto e basta. Visita il nostro sito internet www.zeromoda.it. Seconda parte del Calcio Uguale per Tutti. Luigi Castiello è rimasto a farci compagnia e ci ha raggiunti, ed è alla mia sinistra, il giornalista Massimiliano Bonardi. Ciao Sergio, buonasera. E con Massimiliano io direi di ampliare un po' subito i temi di questa giornata calcistica prima di parlare del Napoli, perché ieri si è verificato a Firenze un qualcosa di estremamente strano. Un abisso di errori che hanno fatto inviperire Luciano Spalletti, il quale poi, diciamo, ha tracimato un pochino quando si è trovato intervistato dal club di un noto circuito televisivo analogico, e praticamente questo signor Abisso pare che ieri non ne abbia ingarrata una, Max, ma insomma, che senso hanno e come dovrebbero essere utilizzati? Allora, diciamo le cose in maniera un po' corretta. Innanzitutto, secondo me, non è vero che non ne ha ingarrata una. Non ne ha ingarrata una perché erano situazioni complicate, tranne l'ultima che è sembrata estremamente chiara tutti quanti. Perché sul fallo di mano, il fallo di mano ci può stare, è vero, probabilmente c'è una piccola deviazione da parte di Lautaro Martinez e quindi il difensore, il giocatore della Fiorentina è come se si proteggesse per evitare di avere il pallone in faccia. Però, diciamo, è già salta in maniera scomposta, per cui, diciamo, il rigore là ci può stare tranquillamente. Poi, per quanto riguarda invece l'altro rigore, il gol non dato alla Fiorentina, c'è un calcio chiarissimo di Muriel che fa cadere D'Ambrosio, perché è sempre D'Ambrosio il protagonista di tutte le azioni incriminate.
Per cui l'arbitro giustamente ha fermato e quindi il gol è stato invalidato. Ma l'ultima azione è veramente da prendere e da mettere sotto la luce dei riflettori. Perché parte da un fallo di sfondamento di Chiesa. Ricordiamoci che l'Inter era in vantaggio 3-2, dopo essere stato in vantaggio 3-1. Quindi parte da uno sfondamento di Chiesa, quindi un calcio di punizione netto a favore dell'Inter. E poi prosegue con questo colpetto di Chiesa al pallone ad Ambrosio, che si è rialzato, palla colpisce il petto in maniera molto chiara e molto netta, però poi scivola leggermente sul braccio. Sembra scivolare e poi c'è un'altra cosa da dire, però, e lì però non sembra, la posizione che assume D'Ambrosio segue il pallone, ovvero sia con tutto il corpo, con il braccio attaccato al corpo, va a cercare il pallone. Quindi l'arbitro può essere indotto in errore da questo movimento. Tant'è vero che lui ha fischiato subito il fallo. Il collega del VAR l'ha richiamato all'ordine e lui è stato tanto tempo davanti al video prima di decidere di confermare la propria scelta. A quel punto è scoppiato l'impossibile, perché Spalletti, che diciamo chiaramente l'Inter è in lotta per un posto Champions, quindi due punti erano importantissimi, certo, alla luce di quello che sta succedendo, esatto, il Milan, il la Milan Roma, ha due punti, la Roma è a tre. Sono squadre che non mollano, hanno incrementato il loro ritmo. Il Milan soprattutto è... Esattamente. Ha trovato una quadratura, ha trovato i risultati, ha trovato chi segna. Insomma, il Milan ormai è una squadra assolutamente bella da vedere, equilibrata, molto compatta, non prende gol. Quindi, insomma, una squadra che diventa rognosa a doverla incontrare, molto rognosa. E il derby ci sarà, mi pare, fra due settimane. Per cui Spalletti è andato in escandescenza, devo dire, dimenticando clamorosamente che all'andata era stato concesso un rigore a favore dell'Inter proprio contro la Fiorentina per una palla che ha sfiorato un polpastrello di un giocatore della Fiorentina. Quindi, quando si dice corsi e ricorsi, ovvero sia che quello che ti viene tolto durante un campionato poi ti viene restituito, lascia perdere con o senza gli interessi, è un dato di fatto. Si è verificato. Luigi, la tua posizione su questo VAR tanto discusso in determinate partite? Ti dirò, comunque siamo agli inizi. Quello che a me non sta bene è che quando si parlano, almeno la stampa o gli addetti ai lavori dovrebbero capire cosa si sono detti, perché è una cosa oggettiva, è all'ordine del giorno. Ma fra due stagioni sarà così, eh? Ma già avrebbe sia con le immagini, sia addirittura con il parlato dell'arbitro nello scambio con il VAR. Ma perché fra due stagioni, non adesso, da ora? È perché secondo me ci sono, al di là del fatto che ci vogliono sicuramente dei correttivi, degli schermi, sì, negli stadi, che diano una visibilità importante e che soprattutto diano una chiarezza all'immagine. Vabbè, ma io dicevo, a parte questo, anche quello che noi non vediamo, quello che si dicono, noi lo dovremmo sapere. Perché poi, vedi, il problema fondamentale, e qui Max dopo chiedo anche il tuo pensiero, è che effettivamente quello che vedi a casa non è quello che vede sul campo chi assiste alla partita in diretta. Bravissimo, però ti faccio quindi, una domanda. Ti ricordi, cioè, l'anno scorso a Cagliari? Se non fosse stato dato il rigore ieri alla Fiorentina, io logicamente voglio esagerare, ma mi immagino che il Franchi alla terza decisione contraria contro la Fiorentina, tutto il Franchi si sarebbe buttato. D'accordo, però se avesse visto il pubblico del Franchi
quello che era successo, molto probabilmente l'arbitro sarebbe stato molto meno condizionato nella decisione. Oppure il fallo iniziale di Chiesa avrebbe tolto tutti. Esattamente. Perché lì era fallo, ma l'arbitro basta, non l'ha proprio è un po' come il fallo, l'arbitro non l'ha proprio considerato. Ma chissà il VAR che non l'ha visto. È un po' come il fatto del rigore, il fallo di Insigne a Milano, su Insigne. Non l'ha visto quando io mi arrabbiai che dissi Insigne, invece di farsi uscire gli occhi da fuori, si è messo a ridere. Ma ieri è successo anche al Napoli una situazione importante. Devo dire che Chiffi non l'aveva rilevata, mentre il VAR ha chiamato subito quel fallo su Calleon, che a primo acchitto, anche vedendo da casa, ti sfugge. Cioè, c'è veramente un'attenzione da parte di questi signori che sono preposti al VAR, che è estrema, molto più di quanto non sia la tensione che ha l'arbitro in campo, per cui qualche cosa gli può sfuggire. Basta andare a ritroso alla settimana scorsa, esatto, per quello che è successo con Chiesa. Ma, io ce l'ho con gli addetti che sono nel camper, dove stanno fuori allo stadio, all'interno dello stadio. No, non lo so. Che non aiutano l'arbitro. A me questo dispiace. E poi ci sono arbitri, come si è dimostrato l'anno scorso, proprio con la Juve a Cagliari, che il fallo di mano Calvarese, no, l'ho visto io, l'ho visto che io. Non c'era, ma vattelo a vedere. Fallo no, il discorso Bernardeschi. Luigi, poi scusami, hai parlato del Cagliari, poi devi sapere il signore c'ha una simpatia per il Cagliari. Vabbè, ma era Cagliari, assolutamente, c'è stato defraudato. Ma la stessa cosa quello che è successo con la Juve, la partita della Juve con l'Atletico Madrid, quando Bonucci ha fatto quella sceneggiata, credeva che stava giocando in Italia, che subito avrebbero visto questa ieri defiance. Pure, ieri pure un paio di volte l'ha fatto. E invece l'arbitro alzati, non è successo niente. È successo anche con Busquets, semifinale contro l'Inter, quando l'Inter vinse il triplete, che rimase a centrocampo, che aveva chissà che l'avevano ammazzato, e rimaneva così a guardare con l'occhio, eccetera, e fu beccato dalla telecamera. Quindi andare subito a criminalizzare solo perché è della Juventus, eccetera, eccetera, mi sembra un'esagerazione. E allora, mi sembra partito preso. No, però proprio, per dire, proprio è perché non c'è una regola, perché se, come giustamente prima il direttore ha notato questa cosa, che subito hanno visto l'episodio del Napoli, perché non lo fate con tutte le squadre? A me è piaciuto ieri, io sono stato contentissimo che è successo all'Inter, ma se fosse successo a Chievo Frosinone non sarebbe successo niente. Adesso le parole di Marotta, che ha detto, già minacciato Marotta, speriamo che questi due punti non ce li dobbiamo pesare a fine campionato. Ma Marotta non ci ha visto bene ieri. Vabbè, ma quella... Allora, Luigi, io adesso approfitto del fatto che c'è qui Massimiliano, che è polemico e poi gli piace dire le cose a muso duro, che non è detto che siano la verità, però io glielo chiedo. Senti, ma ieri c'è stata una partita, non in Italia, in Inghilterra, qualcuno ha sbroccato di brutto. Mi vuoi spiegare, allora, non dica tue parole, quello che tu hai pensato che sia avvenuto realmente, visto che poi dopo sembra che si siano chiariti nello spogliatoio. Io stavo bene, volevo giocare, il mister non ha capito, qua, là, dice, usare il termine misunderstanding in inglese vuol dire tutto e non vuol dire niente. Esatto, bravo. Perché non credo che ci sia tanto misunderstanding nel momento in cui io mando il capitano a parlare con il giocatore e a fargli capire che deve uscire. Cioè, quindi non gli sto parlando manco io col mio inglese più o meno maccheronico. Quindi, insomma, Mi sembra che il discorso sia estremamente chiaro. La dimostrazione evidente del fatto che Sarri abbia perso il controllo assoluto dello spogliatoio, non c'è più fiducia nel suo lavoro, in quello che lui chiede, lo spirito di sacrificio, anche perché certi discorsi i giocatori non li possono nemmeno accettare. Nel momento in cui
uno spogliatoio insieme, tutto insieme, viene criticato dall'allenatore che dice sono abituati a giocare in contropiede, mi sembra una cosa anche offensiva nei confronti di qualsiasi tipo di giocatore, in particolare i giocatori tipo Hazard, sono giocatori di talento, giocatori di cui si sta parlando che possono andare al Real Madrid. Però ieri, ieri ha giocato di contropiede. Siamo d'accordo, però non, alla fine ecco, uno fa di necessità virtù, però non dimentichiamoci, c'è anche un discorso che sappiamo benissimo, che il metodo di Sarri è un metodo che ci vogliono 6-7 mesi per assimilarlo. E quindi ci vogliono dei giocatori adatti al metodo di Sarri. Non ci dimentichiamo che Sarri a Napoli cominciò col 4-3-1-2 e poi sperando che arrivasse Saponara, Renica in primis, ricordiamoci, sperando che arrivasse Saponara, adattando un Insigne a trequartista, se ci ricordiamo bene. Dopodiché ci fu una mezza rivoluzione all'interno dello spogliatoio: o si gioca 4-3-3 oppure la valigia. Diciamo che la valigia, un confronto. Esatto, un confronto, però diciamo. E Sarri lì fu intelligente. Fu intelligente, capì il meccanismo, come stava andando, eccetera. Invece il problema. E devo dire che io mi sono molto meravigliato della partenza di Sarri in Inghilterra, perché io mi sarei aspettato una partenza molto più a rilento, addirittura una progressione. Invece lui è partito forte e poi si è rallentato e si è addirittura fermato. Però io voglio spezzare anche nell'ambito tecnico, voglio spezzare anche una lancia a favore di Sarri. Questo Chelsea che non ha fatto quasi campagna acquisti, questo lo avevo sottolineato, Jorginho e poi Higuain, mi pare che sia una squadra inferiore alle corazzate Manchester, sì. Ma lo stesso United, Liverpool, Tottenham. Sono d'accordo con te, però quello che io dico, a parte che Sarri non si discute l'allenatore che è, ma intanto lui è stato profeta in patria e adesso che si trova fuori. Ma perché io lo metto allo stesso piano di Zeman. Se ha una squadra di soldatini come era il Napoli, che li ha catechizzati a tutti, va bene, ma quando ti trovi di fronte a questi campioni, come prima diceva Hazard, eccetera, il discorso non fila più, non è più lo stesso. E anche perché il gioco di Sarri è un pochettino prevedibile. Si sono tutti messi in testa che il metodista, che sarebbe Jorginho, è quello che detta i tempi e tutto. E come infatti Jorginho sta facendo delle pessime figure, infatti, viene anche fischiato in quel di Chelsea. È contestato. Perché il gioco di Sarri lo vedo è metodico. In Inghilterra ci sono fior di giocatori atleticamente diversi, messi diversamente rispetto alle squadre italiane, e è venuto subito a galla il problema praticamente. A maggior ragione che tu dicevi all'inizio, perché nessuno lo conosceva, lo conoscevano in Italia, ma man mano hanno visto il gioco di Sarri, quale in primis lo Guardiola, e gli ha dato 6 palloni. E ieri lui ha tenuto perché ha giocato di contropiede, non ha fatto il gioco suo, quindi si è difeso e ripartito e ha resistito. Ma il Napoli gioca veramente meglio senza Insigne? Molto meglio. Ma sei convinto? Sì, assolutamente sì. Ti lascio la parola. Per due ordini di ragioni. Allora, il primo motivo è che l'Insigne attuale, che è quello lì che noi abbiamo ereditato dal ritorno, dalla partita d'andata col Paris Saint-Germain, sì, non è più stato lui. Non c'è più. Allora, vale a dire, se all'inizio l'effetto sorpresa di Insigne in quella posizione aveva creato dei problemi alle squadre avversarie, eccetera, una volta che poi hanno cominciato a capire un po' i movimenti di Insigne e nello stesso tempo è caduta un po' la condizione atletica, fisico-atletica del giocatore, Insigne è diventato più un peso. Che cosa è successo? È successo che
ieri abbiamo avuto la netta dimostrazione che il Napoli aveva molta più verticalità, poteva verticalizzare molto più velocemente, perché Insigne fa sempre lo stesso movimento, prova a saltare l'uomo, si ferma, rallenta e torna indietro e passa il pallone indietro, questo facendo perdere almeno due tempi di gioco alla formazione. Zielinski invece ieri andava subito dentro. Luigi, difendiamo Insigne. No, vabbè, cioè. Io Insigne ha sempre giocato bene, non è che quello che io gli contesto è che fa questi tiri assurdi all'improvviso che non hanno né capo né coda. Non vede il compagno sia a destra che a sinistra, però come dice lui gioca spesso la palla indietro. Insigne è un grandissimo giocatore. Ieri, secondo me, la partita di Parma non fa testo. Fa testo perché era lo scanzuolo. Non fa testo perché l'allenatore si è preoccupato delle fasce e non si è preoccupato del fulcro del centrocampo, dove ha perso lì la partita, dove Allan e Fabian Ruiz l'hanno fatta da padrone. Inglese sta rivelando un bel giocatore, però dietro c'hai quel mostro di Koulibaly che il ragazzo si è trovato, anche perché lo conosce, ha fatto il ritiro insieme. Quella è una partita che non fa testo, però ci dobbiamo ricordare le partite col Chievo, le partite con il Torino, il Napoli, l'abbiamo già detto pure nelle precedenti puntate, il Napoli ha giocato sempre, il gioco c'era, era la conclusione che mancava. Si è sbloccato Milik, speriamo che si sblocchi anche Mertens. Devo dire che Mertens mi è sembrato molto più attivo, molto accorso più partecipe per la squadra. Ed è un caso che ha giocato meglio che non c'è Insigne. Questo dualismo che era stato risolto dall'infortunio di Milik. Ma perché quando è tornato? Quando c'è Milik non c'è il punto di riferimento. Quando c'è il Milik c'è il punto, c'è di, un riferimento. Punto di riferimento. Quando c'è Insigne non c'è il punto di riferimento. E non ci dimentichiamo che nessuno dei due è una punta. Sì, però Luigi devi anche... È una prima punta. Ricordando quando Sarri si è trovato la patata bollente, a un certo punto la patata bollente gliel'ha risolta l'infortunio di Milik. Sì. Perché o entrava Mertens e usciva Insigne, e spesso e volentieri ognuno dei due mostrava grande disagio e grande fastidio a dover uscire per far entrare l'altro. Quindi io credo che questo discorso qui, con Sarri mi pare che questo tipo di, tra virgolette, dualismo tattico sia stato superato. Perché poi è stato superato dall'infortunio di Milik. Ma perché poi con Ancelotti, anche quando hanno giocato insieme senza Milik, si è riproposto invece una situazione di non... Perché Mertens veniva dal mondiale e da una condizione fisica decisamente decisamente di basso livello, abituati a quella. E Insigne è iniziato forte. Poi si sono invertite le parti. Poi ha cominciato a segnare all'ultimo Milik. Capito? E quindi questo, poi è entrato Milik e a quel punto creato questa situazione. Max, Milik può essere il finalizzatore di una squadra che la prossima stagione, a dire del suo presidente, farà tre acquisti importanti e potrebbe puntare a vincere qualcosa? Non dico cosa, perché però a vincere qualcosa significa che sei in corsa su tutti i fronti. Allora, i tre acquisti importanti che mi immagino dal presidente sono sempre acquisti prospettici, una certa età, eccetera. Il Napoli ha sempre bisogno di attributi dentro al campo, nel senso che nel momento in cui il Napoli affronta squadre di garra, di forza e deve vincere partite importanti, difficilmente ha questi attributi. Questa capacità che Simeone l'abbiamo visto a Liverpool,
quando il Napoli, diciamo, poteva con una partita diversa mostrare di essere, di aver fatto quel salto, direi, di qualità col Milan in Coppa Italia. Col Milan in Coppa Italia, quindi tutte partite il Napoli ha bisogno di questa tipologia di calciatori. Ecco, tu sei d'accordo su questo? Cioè, che tipo di campagna acquisti a questo punto servirà a questa squadra, avendo giocatori importanti come Milik, come Zielinski, come Fabian Ruiz, come Koulibaly, che credo rimarrà a Napoli? Speriamo. E ci metto anche la crescita di Malcuì, un Isai che secondo me merita una conferma, perché magari non sarà un Finisterre, però è un giocatore ragazzi, che atleticamente da sempre il massimo, sì. Ha imparato a fare anche le diagonali difensive. Che tipo di campagna acquisti ti vai a giocare, visto che il ruolo dei portieri secondo me con Meret e Ospina è tranquillo, è tranquillamente coperto, direi anche alla grande. Ma guarda, sì. Che cosa serve a questo Napoli per non stare a 13 punti dalla Juve? Che cosa serve? Serve uno che quando arriva sulla fascia sappia crossare. Secondo, ci vuole un metodista che noi non abbiamo. Abbiamo adattato Fabian Ruiz. Ma se ci fate caso, quando ci troviamo di fronte a queste squadre che mettono gli autobus davanti alla difesa, densità, bravissimo, non c'è mai nessuno che perché io li vedo, sia Mertens, anche Insigne, lo stesso Milik, ma anche Caglione, che vanno in profondità, però non li guardano proprio, fanno sempre il tocchettino laterale semplice. Questo è Diawara, questo è Fabian Ruiz e quanti altri. Io, se ti ricordi, in questa sede all'inizio, per settembre, ottobre, se il Napoli avesse acquistato Fabregas e Zlatan Ibrahimovic, non ci troveremmo a meno 13 dalla Juve. Scusa Luigi, io di che cosa parlavo? Di personaggi? E questo sto venendo a te. Ok. Velocemente, perché siamo in chiusura, è volata questa mezz'ora, anche perché è stata piacevole discutere di cose finalmente che erano un po' lontane dal Napoli. È una partita che ha senso domenica Napoli-Juventus, Max, sì, fuori dai denti, tira la tua verità. Ma ha il senso che ha sempre avuto, ovvero sia battere la Juventus essere, è sempre una soddisfazione. E può essere un piccolo passo per il Napoli che sarà, far vedere che questa squadra comunque ha degli attributi. Ma in casa con la Juventus il Napoli ha sempre mostrato, diciamo, da questo punto di vista, spinto dal pubblico, eccetera. È chiaro che però è importante vedere che tipo di Juventus il Napoli troverà, perché se trova una Juventus, diciamo, di quelle là accanite, eccetera, vincere dimostrerà di aver avuto veramente quel qualcosa in più. Se trovi la Juventus dimessa di questi tempi, allora vincere può essere un campanello strano, nel senso non veritiero. Grazie. Fine della seconda parte del Calcio Uguale per Tutti, pubblicità. Vorrebbero prodotti high-tech affidabili, dal design inconfondibile e con un ottimo rapporto qualità-prezzo.
ora è possibile con Vultec. Scopri dove acquistare i nostri prodotti su www.vultec.it. Power your life. Tradizione e gusto, nuovo punto vendita via Roma numero 2, Maddaloni, Caserta. Residenza Villa Santa Maria di Quarto, molto più di una semplice casa di riposo. Il nostro impegno è far sentire a proprio agio tutti gli ospiti, rispettando le loro necessità. Camere doppie, ma soprattutto tutti i servizi, l'assistenza e il comfort necessari alla vita dell'anziano. La permanenza non ha vincolo di tempo e può variare dal weekend fino al soggiorno di diversi anni. Villa Santa Maria si distingue per gli ampi spazi interni ed esterni, il verde dei suoi giardini, l'assistenza con operatori sociosanitari 24 ore su 24, la pulizia degli ambienti e i tanti servizi come lavaggio biancheria, parrucchiere, alimentazione corretta e bilanciata e attività di gruppo. Residenza Villa Santa Maria, via Paolo Emilio Imbriani 1, quarto, Napoli. Telefono 081 19 24 78 95, con servizio di controllo video a distanza in tempo reale per osservare i tuoi cari via internet. Alle pendici del Vesuvio sorge un posto incantevole in cui celebrare il matrimonio che avete sempre sognato. Villa Iovis, un'antichissima villa romana ristrutturata e trasformata per rendere unico e indimenticabile il giorno delle vostre nozze. Avvolta da un'atmosfera di serenità, altro non è che un'oasi d'amore e tranquillità. Villa Iovis, fra i migliori, è probabilmente il migliore. Punto zero, moda elegante, solo donna. Cerchi uno straordinario assortimento di abiti da cerimonie da sposa? Allora cerchi Punto zero, specialista in abiti eleganti ed esclusivista di firme prestigiose e grandi marche a prezzi imbattibili per la donna elegante. E se il tuo problema è la taglia, Punto zero te lo risolve, offrendoti un vasto assortimento di misure grandi. Punto zero offre strepitosi abiti da sposa a prezzi eccezionali a partire da 250 euro. Punto zero, ampia esposizione di vetrine con oltre 500 modelli all'interno e 80 in esposizione. Le vetrine si possono visionare anche in orario di chiusura del negozio. Punto zero offre prezzi vantaggiosi da 70 a 250 euro e risponde a tutte le esigenze, dai gusti più raffinati a quelli più estrosi. Punto zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure. Punto zero, unica sede nel cuore del centro storico di Secondigliano, in via Dante 49, angolo Corso Italia 135. Punto zero, punto e basta. Visita il nostro sito internet www.zeromoda.it. Ultima parte del calcio uguale per tutti, e mi trovo in difficoltà perché qua mi trovo non con addetti ai lavori di calcio, ma qua fra poco tireremo calci, perché ci sono due ospiti che vanno per la maggiore a Napoli. Alla mia destra c'è Gigi Attrice, e chi è che non lo Buonasera conosce? Buonasera a tutti, forza Napoli. Già parliamo di calcio. Certo. Invece alla mia sinistra c'è Dario Bianchi. Forza Napoli. Forza Napoli. Parleremo di questo, logicamente del Napoli, ma parleremo soprattutto di questo spettacolo. Cos'è? Questa è una settimana di fuoco. Di fuoco. Stamattina Juventus. Allora va bene, già stiamo cominciando a entrare, ci stiamo riscaldando.
Calcisticamente, sono d'accordo con te, sportivamente. Cioè, che le vince pure quando perde? Come fanno? Boh. Ma tu del VAR che ne pensi, Gigi? Passiamo a perdere qua. Perché tu VAR in modo ficcoso buono, in modo ficcoso malamente. Io lo toglierei. Perché deve essere spontanea la cosa. Spontanea? Okay. Si sbaglia là per il gara, si sbaglia, cioè, perché sennò cioè, diventa tutto tecnico. Ma, ecco qua, secondo me. Vi coinvolgo a tutte e due, ma un VAR sopra il palcoscenico, Dario? Succedesse? Madonna santa, io non lo posso vedere un VAR sopra il palcoscenico. Gli errori si fanno pure sul palcoscenico. Assolutamente sì. Assolutamente, se ne fanno tanti. Tu che dici, Gigi? Guarda in camera. Sì, ma. Sì, no, vabbè. O il VAR un goppo poco c'era, no. No, eh? No, No. Non ce l'ho visto neanche io. Che siamo. Ma intanto, guarda, aiuto sempre le squadre più forti, cose. Allora sì, è un aiuto in genere. Però, per esempio, come la penso io, cioè, un calciatore tira a porta, gol, tutto il pubblico esulta, gioisce, tutto il gol, però si perde proprio in questo fatto di essere vero, pure gli errori avessero fatto parte della gioia. Poi ci sta un supervisore che ha molto all'arbitro. Ma allora scusami, io faccio una domanda da artista. Tu hai recitato nei film, certo. Hai recitato in teatro, certo. Però preferisci il teatro allora, perché è più immediato. Assolutamente. Assolutamente. Il teatro si sbaglia, però il teatro non si sbaglia, perché comunque lo spettacolo continua. No, pure si trattora a volte, ma non mi era da battuto, nascono delle disegno, però il pubblico non stava mai, purtroppo è così, quindi non pensa che è così. Dario, prima di parlare dello spettacolo, sì, ma di questo Napoli tu mi sembri un tifoso pacato. Sì, ecco, esatto, molto pacato. Ancelotti è secondo in classifica. Sì. Molti dicevano il Napoli è una quinta squadra, la Juve sta a più 13, ma tutto sommato sto Napoli che gli vogliamo dare come voto finora? Ma il Napoli per me è una grandissima mano, ma non perché ecco, sono di parte, per me è una grandissima squadra. E merita le prime cose, ma perché sono bravissimi sia nei cali che quando diamo di più. Il Napoli è una bellissima squadra, si stanno comportando bene e stanno giocando bene. Poi il resto le cose le sappiamo come stanno andando, no? Per quanto riguarda prima Gigi parlava della Juve e quindi Gigi parli della Juve, cioè, ma che vogliamo dire della Juve? Che dai, vuoi dire della Juve, Gigi? Ma, cioè, la dici tutta, no, Dilla tutta, Gigi, no, la Juve. Ah, è forte. Meno male. Però dà meno fastidio male. quando fa imbroglio. Cioè, proprio imbroglio. Vedi cosa ti sta dicendo, certo. Io, ha detto lui. Certo. Ma sono gli arbitri, mica io. Bonucci ogni tanto cade. Chi lo può contare con Bonucci? voglio dire, gioca serio. È forte perché se, e domenica quindi che succede? Ripeti, domenica si ripeti, voglio domenica, sentire domenica se la Juve perde. Benissimo. Quindi noi abbiamo vinto il nostro scudetto, perché noi vogliamo lo scudetto nostro quando la te mai Juve. È vero questo. Che succede? È caduto lui. Io a Juventus hai visto? Allora, ha parlato della Juve. No, si è cascato il microfono. Perché però io non voglio togliere merda alla squadra di oggi, però ci stava ancora un maratone di Napoli. Quanto è vicino? Ma manca che la partita registrata vicino. Mai. Dario, vediamo un attimino, cambiamo argomento. Il vostro spettacolo, quando esordirai, mi pare a Fuorigrotta.
Sì, prima se mi concedi, ecco, due secondi, noi veniamo un attimo dalla settimana scorsa da Sanremo, perché siamo stati al Casinò di Sanremo, io ho vinto il premio Lucio Battisti su Rete 4, Gigi lo stesso ha vinto il suo, sempre a Sanremo. È stata una bella esperienza. Al Teatro Casinò di Sanremo. Prego, dai. E questa esperienza ha fatto sì che Rete 4, ecco, ci tra virgolette, ci tiene sotto... a buon occhio, la sua ala protettrice, diciamo, vi ha preso in simpatia, diciamo che abbiamo avuto dei begli incontri. Benissimo. Rete 4 lo riportiamo a fuori rotta il 2 sabato 2 marzo al Teatro Piccolo. Benissimo. E quindi, con me sabato 2 marzo al Teatro Piccolo in fuori rotta a Napoli. A che ora? Alle 9 di sera. 9 di sera, ecco. Ed ci sarà un concerto mio live con Gigi attrice non manca mai a me. Gigi come sta sempre a me, non manca mai Gigi. E ci saranno tantissimi altri ospiti. Sono ospite nel suo spettacolo. Ospite. A parte siamo amici. Da sempre. Poi sono ospite nel suo spettacolo. Il suo spettacolo si chiama Gli Amori. Lui è. Fai lo sponsor. Lui per esempio. Lui nasce 20 anni fa come cantautore, poi un incidente di percorso, come tutto quanto possiamo avere, però lui ebbe un bel incidente, senza scendere nei dettagli, di salute corporea, eccetera, non lui, ma i suoi cari. Allora, purtroppo fermò, perché lui tornava da Castrocaro. Quindi stava bello il tuo, però purtroppo quando hai queste cose ti blocchi. Però stai in una bellissima ripresa e quindi è giovane, quindi sì, mica te nell'età nostra. No, ma parla per te. Scusami. E quindi io ti auguro che il tempo non si è mai fermato e mai passato. Quindi dove eravamo rimasti? Prego. Lo spettacolo, quindi di cosa parla, esatto. Come è formato? Lo spettacolo è uno spettacolo, ovviamente abbiamo scelto il teatro perché io penso che qualsiasi cantautore che voglia esprimere penne a cuore sceglie una location un attimino più intima. Certo. E quindi ecco, ci siamo fatti il Troisi, che ci ha messo nel cartellone, adesso è il Piccolo, poi ci facciamo il San Nazario, il Palapartene, poi benissimo. Partiamo per, sempre insieme tutti quanti, per Bologna, Rimini, eccetera, eccetera, eccetera. E diciamo che il pubblico che mi segue è il classico pubblico che segue i cantautori, cioè che vengono là per ascoltare più che altro l'anima e la penna, a differenza magari, voglio dire, di un cantante che puoi, ti puoi esibire tranquillamente in piazza, eccetera, eccetera. Noi cerchiamo di, almeno io cerco insieme a tutti quanti gli altri, di tirare a noi un pubblico che segue l'anima, che segue le emozioni. Fino ad ora sembra che con tanta umiltà che ci stiamo riuscendo, speriamo che poi... E allora, tutti quanti, sabato 2 marzo, ore 21, mi raccomando, andate prima, perché sennò poi va a finire, se arrivate il 21, loro cominciano. E mentre parcheggi la macchina, stanno tanti mentre. Al Teatro Piccolo di fuori. Abbiamo Gigi che ha varie funzioni, spiegaci un po'. Fa pure parcheggiatura. Ma non solo. Fa pure parcheggiatura. Non a caso lo dico. L'hai detto. Allora, comunque, io vi rinnovo l'invito il 2 marzo, Teatro Piccolo in Fuori Grotta, Piazza Redicchio, alle 21. Andateci! A Corrida Massa. Andateci, perché questo spettacolo porta bene prima della partita di Caiuba. Però io volevo domandare una cosa. Sarri. Parlavo con un po' di Sarri. Lei ci voleva arrivare. Tu sei uomo di spettacolo. Come lo è Dario. Sarri. Prima di parlare, voglio sapere, Sarri, che sta succedendo? Che è successo ieri? È successo lui, che lui squadra sta allenando? Il Chelsea. Come? Che squadra? Il Chelsea. Ah, Chelsea, vabbè, avevo, no. Avevo frainteso. Siamo in televisione, c'è una cosa per No, per l'amor di Dio, va bene così, il Chelsea. Allora, il Chelsea. Che è successo? È successo che lui, come allenatore, voleva fare una sostituzione. Ecco. Ha detto, non voglio uscire, Ha detto, sai, perché? Perché ce l'avevate prima campo. purtroppo oggi siamo arrivati a questo, siccome la crisi,
allora si fanno tante prove e pagano il campo. Ma secondo te è normale che non mi si sta andando, deve addirittura tu, fare quello che ha fatto poverino, non è riuscito a cambiare un portiere? Ma perché non mantiene un Scidofre? L'abbiamo detto. Vabbè, ci vorrebbe un poco più, diciamo, un passo indietro da entrambe le parti, perché poi comunque se uno ci affida un ruolo di mistero. Io vado proprio a questo, prima che finite, io voglio spezzare una lancia a vostro favore. Sì. Innanzitutto voglio farvi complimenti perché è una bellissima location, una bellissima trasmissione. Complimenti a te e a tutta l'emittente. Grazie. E grazie per averci ospitato. Voglio salutare il mio amico Marco Bruttapasta. Mi associo. Ma perché non quella pasta? L'avvocato. Fa diventare bella pasta almeno, perché così però. E invece fa di bene quando dice brutta pasta. No, volevo chiederti, mo, a proposito, visto che lui l'ha messa anche sullo scherzo ed è giusto, però capita durante la trasmissione, durante la registrazione, durante uno spettacolo, che a un certo punto un attore, bello e buono, viene meno alle esigenze del copione perché magari gli gira un attimo e non sta a sentire al regista. Capita sempre. E che succede? Sempre. Un regista non c'è sempre perché ha preparato lo spettacolo. Ma se ci fosse, che succederebbe? Ma diciamo che la prima... Cioè, Sarrieri, lo posso dire, ha bestemmiato. Là nel caso vostro che succede? Come ci si comporta? Perché magari state recitando una scena, questo se ne esce con una cosa che magari... Guarda che il teatro è molto simile alla nostra. C'è una tensione forte quando si fa il teatro. Quindi uno bisogna stare bisogna sapere gestirla. Se no è inutile. Però molte volte si gioca, uso proprio questo termine, si gioca d'impatto, cioè nel senso che magari strutturiamo un copione insieme e lo strutturiamo anche per un mese. Andiamo sul palco, a tutto si pensa al di fuori dal copione. Cioè si fa tutto ad impatto. È un po' come il gioco di squadra che voglio dire che non è proprio simile alla cosa, però ecco, capitano quelle botte di testa che magari uno perde un po' il filone. Ti do perfettamente ragione, perché io che ho seguito un pochino il teatro tanti anni fa, andai a vedere una farsa di Petito, la Francesca D'Arrigo. Bello, benissimo. Con Giacomo Rizzo, bellissimo, bravo. Bellissimo. Luigi, salutiamo Rizzo. Giacomo Rizzo, lo salutiamo. Salutiamo tantissimo. E nel ruolo di Suggerito mio. E poi Aldo e Carlo Giuffrè. Io vedevo che ero davanti, ero nelle prime file, al Diana, ricordo ancora. Questi, certe volte, si vedeva che si facevano delle battute... A soggetto, come hai detto prima. E ridevano e non si riuscivano quasi a trattenere. Ma quando poi, diciamo... Tu che sei uno che recita a soggetto. Allora, io ti posso dire una cosa, che finché non si apre il sipario, c'è una tensione, perché guai... È come la partita. Guai, dai, se non ci fosse... Uguale. Guai. Però una volta poi entrate in quella quarta parete, perché poi... La parete non c'è perché c'è il pubblico, però si chiama quarta parete, come fosse giù. Cioè, quindi una volta è entrato in quella quarta parete, allora poi dopo, se c'è un'affinità, cioè se ci sei allenato bene, poi c'è la chimica, poi ci si rispetti, pensi che funziona. Sì, è io dico che l'attore e il calciatore forse... C'è una grande somiglianza. Lo stavi dicendo, è come il Napoli. Come il Napoli quando gioca da squadra, esatto. Si è tutti quanti combatti. Ieri ho visto un po' no, ma bello. Ma io ti faccio una domanda. Ma molti stanno dicendo, il Napoli senza Insigne pare che gioca meglio. Tu sei napoletano, ma Lorenzo è napoletano, Insigne, io sono napoletano. Insigne, posso dire una cosa, un tuo parere. Sta brillando tanto. Negli ultimi tempi, perché? Sì. E c'è un perché. Perché io, questo è un mio parere, rispettando Insigne, perché se sta in Serie A è di Serie A. Certo. Se ne è venuto carico in quarta serie. Però, quando c'era Sarri,
Sarri faceva giocare a tipo PlayStation, tic, 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 e quindi non, tu non vedevi la potenzialità di un calciatore. Ancelotti ha detto, vai giù, lo amo su gioco a mezzo perché mo io sono io il regista. E casi viene purtroppo chi non, non ha la stessa, cioè è un'altra tattica. Quindi casi si sta vedendo proprio le forze individuali di ogni calciatore. Insigne se sta giù perché magari sta svolgendo un altro ruolo. Certo. Beh, quindi ha detto, senti, tu prima giocavano per te come gestivi io, cioè è tutto cambio. Però Sarri è stato Sarri, quindi c'è un pezzo di storia del Napoli. Certo. E Ancelotti è un... è come, oh, esempio, Dario piglia a canzone Malafim. Ma mica l'ha da fare come l'ha fatto qualcuno, l'ha da fare a madre in Dario. Certo. Ma la femmina è scritta da Totò, certo, cantata da Dario. Quindi lui mette la sua verba, la sua... certo. Sì, sbaglia, sbagliste, si incarica. Certo. Tu che ne pensi, ecco, di questo fatto di Insigne? Napoletano, profeta in patria, spesso discusso. Pure questo, stai vivendo... Pure questo, quando sei della zona e cose non vanno per la quale. Purtroppo è un fatto, è storico, è bravo. Ma Antonio Giuliano, purtroppo a Napoli, io ricordo che ero bambino e stavo sempre a ricere perché lo è ancora napoletano. Invece poi quando viene una fuori mi pare che è più bello, è proprio un fatto psicologico. Prego, dacci. No, diciamo che l'abbiamo notato il calo negli ultimi tempi, no? Ecco, ma tu questo fatto del profeta in patria, non profeta in patria, ecco, lo senti o non lo senti? Cioè, che tipo di attenzione hai da parte del pubblico di Napoli quando hai una tua esibizione, una tua performance? Ma profeta in patria, ecco, hai detto una parolona molto grossa, cioè nel senso che profeta in patria. Io le avverto certe emozioni, io le sento certe emozioni. Cioè, tu hai parlato di Rete 4, che non è certo napoletano, voglio dire. Io, sì, vabbè, là cioè, è un, abbiamo avuto vincere un colpo di... Vincere a Sanremo non era... Vincere a Sanremo, ecco, no. Noi abbiamo vinto al Casino di Sanremo e per noi è già tanto, voglio dire. Certo. Poi, io penso che nella vita ci voglia sempre il colpo di fortuna. Essere un asso, tra virgolette, e avere il colpo di fortuna. Ritornando al Napoli, per me i ragazzi, voglio dire, che giocano in Napoli sono tutti assi, sono tutti i primi in classifica e stanno bene dove stanno, fanno tutti quanti parte della Serie A. Ritornando al discorso poi di poc'anzi, voglio dire, è ovvio che ci possono essere dei cali, che un giocatore magari non sta in forma per una settimana, due settimane, settimane e passa. Può succedere. Voglio dire, questo può succedere per tantissime cose nella vita, ma non per questo poi bisogna né mortificarlo, cosa che... Io ho sentito in tante trasmissioni, bravo, quando Napoli va a gonfie vele, allora si parla bene del Napoli. Quando invece Napoli ha dei cali, stesso i napoletani... ma non mi viene a me sta cosa. No, questo gioco di... Non va bene. Non va bene. Invece bisogna discutere perché succede una cosa, perché la forma fisica non era per la quale... E quindi si è perso, si è pareggiato. Oppure si è giocato male, ma si è vinto. Perché poi... Parlando della Juve, cioè quest'anno io vorrei trovare una partita bella che ha fatto Juve, cioè, ma veramente. Vabbè, ma adesso parli da napoletano. No, guarda, giuro. È più di una mezza verità. Giuro. La partita migliore della Juve l'ha fatta proprio contro Napoli. 3-1, quando esatto. E un'altra volta. È vero, a lei. Comunque, venendo mo' al discorso, sabato sera Pienone al Piccolo a Fuori Gruppo. Sì. Ma domenica sera il San Paolo ci sarà il Pienone contro la Juve, secondo te, Luigi? Conta perché i punti sono, cioè ormai la Juve non fa più notizie purtroppo, ecco, infatti quando non fa più, cioè perché non c'è più la gara, sai, spalla a spalla, 3-5-2, allora certo, sta sopra i 13 punti, ammesso che perde, ecco, tutto cuore, ce lo benedica, certo, a 10 punti da sotto. Quindi la Juve, ma può sempre capitare No, però io parlo come un uomo oggi. Certo. Dio vede. Dice,
Per ora cominciamo a vincere. Sì, poi sì, sì, no, 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 ma io ama vincere. Però ci sarà sicuramente il pienone. Il pronostico, Dario, un tuo pronostico. No, io pronostici mai fatti, sono 40 anni che seguo il Napoli. Allora posso. Ma non ho mai fatto pronostici. Vai tu. Giocata 4-1 per il Napoli. 4-1. 4-1 è un grandissimo augurio. Sì, a dove buoni, ma Dario, siamo quasi in chiusura. Ricordaci il tutto e soprattutto parlaci un pochino di questo spettacolo, esatto. Come si svolge, come... Innanzitutto, ecco, ritorniamo allo spettacolo. Il 2 marzo, sabato 2 marzo, ci sarà il concerto al Piccolo. Io inizio a parlare dai musicisti, da Gianfranco Campagnoli, che suona la tromba, ai fratelli Campagnoli, quindi un gruppo di musicisti, ecco, di serie A. E poi tantissimi artisti che si accolgono e si prendono con il cuore, perché nell'ambiente dell'arte ci vuole la chimica. Assolutamente. La chimica e l'amore. Quello che, ecco, ad esempio, Gigi mi invita nei suoi teatri, io viceversa, e poi ci saranno tantissimi amici artisti che staranno in prima fila, iniziando da Melola a tutti quanti gli altri. La cosa più importante, speriamo che non manca il pubblico. Ma voglio dire, ci sono altre una trentina di biglietti sono rimaste, voglio dire, però è quasi soldato. Siccome stiamo in una trasmissione sportiva, sì. mi è venuto a me una cosa da quando ero piccolo, quando stavo con i miei genitori e magari scendevo giù a giocare a pallone in mezzo al palazzo, che prima ci stavano i luoghi. Come no, i cortili. E quindi ci si conosceva tra dirimbettaie. Invece oggi gli appartamenti, tu stai a casa, rientra l'appartamento, porta e porta, vindano, non lo sai. Però vorrei dire questo, ma nei luoghi, quando io andavo si riunivano tutti i miei amici per giocare a pallone, io andavo pure io e tentavo di dire ai miei amici, voglio giocare, talmente lo dico che ci potevo a parlare. Era finita la partita. Ma questo è niente, guarda, niente. Poi non si amaia giocando a pallone, loro ruttavano il pallone in un vetro. Capitava ogni tanto, che non è se. Tutto quando se ne scappavano, perché era così avido prima. Così. E tu? Io restavo lì fermo, perché tanto dicevo, io non ho giocato, capo a me. Scendevo una delle signore che ammazza e scopa a mano. Dicevo, chi ha rotto il vetro? Era piccolino, poi portava rispetto per i più certo. grandi. Allora dicevo, tentavo di dire, io non sono stato, però mi bloccavo solo io. signore dicevo, allora sei stato tu. Non giocavo, ma pure il mazzo scomangava. Come si dice a Napoli? Cornuto è mazziano. Cornuto è mazziano. Signori, allora direi che è tutto. Ricordate, prima della partita di domenica sera contro la Juve... Sabato sera, Teatro Piccolo a Fuorigrotta, tutti a vedere lo spettacolo. È semitato. Grazie. Di Dario Bianchi con la partecipazione di Gigi Attrice. Grazie. Forza Napoli, forza Dario. Ti ringrazio. Forza dai, Gigi. Dai pure tu un risultato. È giusto, il pronostico. 3-1. 3-1. 4-1, 3-1. 7-2. Signori, alla prossima puntata. Forza Napoli.